I media mainstream strombazzano all'unisono che gli italiani stanno accogliendo bene il Green Pass. Entrando nel bar o nel ristorante non si lamentano sentendosi chiedere appunto dall'esercente di mostrare il Green Pass. Io non so se ciò corrisponde a verità, ma ritengo sia anche probabile. C'era bisogno di questa conferma, diciamo, per convincerci che gli italiani sono un popolo mite, un popolo ossequioso di natura. Figuriamoci poi dopo essere stato bombardato dalla propaganda per oltre un anno e mezzo, 24 ore al giorno. Tuttavia, spesso, se non sempre, le amministrazioni comunali hanno esteso l'autorizzazione agli esercenti di poter occupare il suolo pubblico, quindi ci sono molti più posti all'aperto dove sappiamo non viene richiesto il Green Pass. Ed è anche, insomma, banale far notare che l'Italia in questi giorni è interessata da un'ondata di caldo che incoraggia i clienti ad occupare i posti all'aperto. I baristi e i ristoratori, a mio parere, farebbero meglio invece a fare i propri conti fra qualche mese, quando le temperature obbligheranno i clienti ad occupare i tavoli all'interno dell'esercizio pubblico. Io ritengo che i loro fatturati in quel momento diminuiranno in maniera sensibile, al punto che non saranno più in grado di compensare le spese. Per loro, quindi, si prospetta un inverno rigido, ecco, e non è difficile pensare che molti saranno costretti a chiudere i battenti, le avvisaglie ci sono tutte. Personalmente non ero un gran cliente di bar e ristoranti, ma insomma mi capitava, come penso a tutti gli italiani. Purtroppo per i ristoranti la loro attività non è un'attività primaria, insomma, in altre parole, nessuno è obbligato ad andare al bar o al ristorante e presto, insomma, quindi saranno molti gli italiani che, come me, ne faranno a meno. Non ero un grande frequentatore dei cinema, ma ora ovviamente non entrerò mai più in una sala. Non ero un grande frequentatore degli stadi, ma senza dubbio, finché sarà necessario avere il Green Pass, non entrerò mai più in uno stadio. Insomma, personalmente non avrò mai il Green Pass e quindi non lo utilizzerò mai. E mi auguro che saranno tanti gli italiani che si comporteranno come me. Deve crescere nel nostro paese la richiesta di ritorno alla normalità, la richiesta dell'abolizione di tutte queste assurde restrizioni delle libertà personali. Purtroppo, però, anziché un ritorno alla normalità, si sta delineando un peggioramento della situazione. Si sentono cose che semplicemente sono inascoltabili, cose di una tale gravità da far così ritenere che costoro, cioè coloro che rilasciano queste dichiarazioni non siano più in sé. Leggo ad esempio da ANSA.it, quindi insomma dall'agenzia di stampa più importante del nostro paese, che oltretutto riporta un'intervista apparsa sul Corriere della Sera, quindi il giornale più diffuso in Italia. Dicevo quindi, leggo che Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, avrebbe detto, io uso il condizionale, ma l'ANSA lo riporta virgolettato, quindi insomma sembra proprio che questa dichiarazione sia ufficiale. Sentite, vaccinarsi deve essere obbligatorio sopra i 50 anni, perché non si può far gravare un ulteriore peso di questa pandemia sulle spalle dei ragazzi. Già una cosa del genere fa orrore, mi verrebbe da dire aiutatelo, deve essere aiutato, probabilmente non è in sé. E questa ipotesi, diciamo, la mia ipotesi è avvalorata da quel che dice Toti, o meglio, che avrebbe detto, perché io continuo ad usare il condizionale, perché mi sembra finanche impossibile credere sia vero.
Toti infatti avrebbe detto che gli over 50 sono quelli che riempiono i letti negli ospedali. I ragazzi ricoverati per Covid sono pressoché zero. A parte che non è vero che i letti degli ospedali sono pieni, ma comunque perlomeno sta dicendo che i ragazzi non vengono contagiati, perlomeno in maniera grave, visto che precisa che i ragazzi ricoverati per Covid sono pressoché zero. Quindi ne deve dedurre che egli sia in disaccordo con il piano del generale Figliuolo, che obbliga di fatto i giovani a farsi iniettare il siero. E invece no, cioè sentite Toti. Dopo aver detto che i ragazzi ricoverati per Covid sono pressoché zero, appunto aggiunge di non essere in disaccordo con il piano del commissario Figliuolo, che sollecita la vaccinazione dei giovani, perché, sentite, mira ad assicurare un ritorno a scuola in sicurezza. Va nella stessa direzione degli Open Day di Ferragosto e dei camper per la vaccinazione nelle località di vacanza e nei luoghi di ritrovo serale che ho promosso anche io in Liguria. E vantati, Toti, vantati di aver promosso quelle schifezze. Insomma, prima dici che i ragazzi ricoverati per Covid sono pressoché zero e poi sostieni che bisogna promuovere la campagna di vaccinazione dei ragazzi. E la logica dove sta? Ma non è ancora finita. Sentite ancora Toti. Va bene sollecitare i ragazzi, ma bisogna obbligare quegli adulti e anziani che resistono agli appelli a vaccinarsi. Non è possibile. Obbligare? Ma dove crede di essere questo? Cioè, ma nemmeno Pinochet in Cile sarebbe arrivato a tanto. Ma non è ancora finita, perché adesso arriva il clou. Personalmente, ripeto, faccio fatica a credere che una persona possa arrivare a dire queste cose. Quando gli viene chiesto se lui è d'accordo con il Green Pass obbligatorio per gli stadi e i ristoranti, sentite cosa risponde. È una misura che condivido assolutamente, ma potrebbe non bastare. Io la estenderei alla ripresa a settembre anche ad altre attività. Per entrare nei centri commerciali, nei negozi, nei supermercati. Cioè, aiutatelo, cosa posso dire? Per favore, aiutatelo. Cioè, guardate che sono ricoverate in alcune strutture sanitarie, sapete a quali mi riferisco, ma sono ricoverate persone che stanno molto, ma molto meglio di lui.